Prima che le luci dell'alba giungessero a spezzare le ultime ombre della notte, i contadini erano già nei campi e, come soldati schierati in prima linea, armati di falci, andavano all'assalto della trincea dalla quale dipendeva la loro vita e quella di tutto un popolo. Aveva inizio così il meraviglioso rito della mietitura. Flumeri in grande stile, non si poteva non salutare i cittadini e quanti sono stati presenti nel territorio flumerese con la serata dedicata alle poesie sotto il giglio. Soddisfatto il sindaco del paese flumerese che ha applaudito l'iniziativa ritenendola di spessore culturale, ma soprattutto ha sottolineato l'importanza delle tradizioni che vanno tutelate e protette.